E adesso vado a introdurre il nostro quarto ospite. Lui è un attore, autore, regista, è un artista tutto tondo, formatosi all'Accademia d'Arte Drammatica del Teatro Quirino, laureandosi poi successivamente con una tesi sul radiodramma e su Edoardo De Filippo. È stato premiato 2 anni consecutivi per la miglior drammaturgia al Festival In Divenire nel 2018 e 2019, e poi ha fatto incetta di premi al Fringe Festival del 2018. È un artista impegnato anche sul fronte dei diritti umani, grazie anche a progetti promossi da Amnesty International come Nessuno Escluso e Partecipare. Dal 4 al 6 giugno, quindi questo fine settimana, sarà impegnato al Teatro Basilica con un testo da lui scritto e diretto che si intitola Ion. Saluto e ringrazio Dino Lopardo. Buongiorno Dino. Eccoci. Saluto tutti. Allora, intanto grazie per aver accettato il mio invito. Allora, vorrei mutuare una battuta del tuo splendido testo teatrale Trapanaterra. Lo dico a distanza apposta di questo anno e mezzo in cui quasi siamo stati tutti chiusi in casa. Quando non reagisci più si muore, giusto? Sì, è Ci vero. sta bene? Beh, questa cosa è meravigliosa, infatti non me l'aspettavo T'ho preso in assolutamente. contropiede. Infatti, bellissimo, bellissimo. Hai evocato anche un Eh ricordo beh, uno spettacolare. splendido testo, veramente bellissimo, devo dire, grazie alla tua Grazie. sensibilità. Quindi che ti vede anche, tra l'altro, promotore, come ho detto prima, anche di Amnesty International. Sì, è praticamente dal lockdown, dal primo lockdown, Esatto. ovviamente mi sono rinchiuso in casa e ho lavorato su questo Ecco, quindi per dire progetto. che gli artisti comunque hanno lavorato, a prescindere che sono stati bloccati in casa, insomma, no? Hanno dato il loro Sì. contributo in Il scrittura. nostro piccolo contributo, il mio piccolo contributo è stare appunto raccontare questa storia, Ecco, no, sì, devo dire che sicuramente. poi tu hai fatto questi due corti, diciamo, queste due piccole chicche per Amnesty, trattando anche temi, secondo me, di una bellezza incredibile, perché Nessuno Escluso, appunto, dove tu hai focalizzato l'attenzione su tutto quel personale che si è veramente dannato per, parlo del personale sanitario, ovviamente, che veramente ha dato tutto e di più per cercare di alleviare questa sofferenza inaspettata di questa pandemia che ci ha veramente una flagellazione stata, e poi partecipare rivolto soprattutto, e qua credo che sia stato veramente, sia stato strepitoso, parlare, voglio dire, parlare delle persone anziane che non hanno avuto neanche, voglio dire, quel momento di saluto, di congedo dai propri cari. Sì, due temi ostici sono incamminati in questa Credo che non sia direzione, stato neanche direi. facile trattarli, Dino. No, ci ho riflettuto molto anche perché il pericolo era di strumentalizzare, insomma, anche l'argomento molto attuale. Ho cercato comunque la giusta distanza e ricercare una sensibilità, insomma, altra. Spero di esserci riuscito, ecco. Beh, insomma, credo che sia stato molto apprezzato, tra l'altro, quindi hai avuto diversi riconoscimenti per questo, insomma. Sì, è andata bene. Beh, ma tu sei abituato ai riconoscimenti, io l'ho citato, quindi con il Festival In Divenire, col Fringe Festival, insomma, non ti sei fatto, come si diceva, ma non ti sei fatto mancare nulla, insomma, no? Quindi la tua scrittura lascia sempre il segno, caro Dino, come non lascia il segno neanche con Ion, tra l'altro, che sarà in scena dal 4. Sì, in scena Torne dal e sarà un 4. ritorno, in realtà sarà un ritorno, insomma. Sì, in effetti sì, 4, 5, 6 al Teatro Basilica alle ore 20 e Eh beh. 30. È un ritorno desiderato, atteso tantissimo, è anche un'emozione. Io la vedo, come l'ho detto anche ai miei collaboratori e agli attori con cui Certo. lavoro, come un dono, ecco. Ora come ora la vedo in questo modo, Ecco, sul palco veramente. tuo, sul palco ci sarà naturalmente in veste di attori Andrea Tosi, Iole Franco e Alfredo Tortorelli, giusto? Sì, Questa è la tua sono i squadra, miei diciamo che è la scelti. tua squadra, dai. La compagnia è una bellezza, siamo molto emozionati anche perché non vediamo il pubblico da molto tempo e Certo, quindi perché poi tu, andiamo insomma, a dove essere saresti dovuto presenti. andare in scena, diciamo, un anno e mezzo fa, e poi tutto purtroppo è successo quello che è successo, insomma. Sì, purtroppo si è tutto bloccato, però non ci siamo mai fermati.
sostanzialmente, No, no, quindi ma certo. Senti, abbiamo continuato. Dino, Ion in realtà è un po' uno spaccato di quello che sono gli equilibri familiari, molto complessi, no? I rapporti tra fratelli, tra genitori. Ecco, parlacene un po' più in maniera più diffusa, senza fare spoiler, naturalmente. Assolutamente no. Perché dobbiamo incuriosire la gente a venire a teatro, naturalmente, eh? Certo, hai colto perfettamente l'essenza, che poi tratto nei miei testi, Certo, Parola certo. Terra, Attesa e quest'ultimo lavoro dal titolo appunto Ion, questo rapporto familiare, perché secondo me la famiglia è la radice da cui ogni individuo poi trae la sua Esatto. condizione esistenziale. E tutto è determinato dalla famiglia, che poi si riverbera successivamente anche nella società, e spero che il pubblico si rispecchi. Se non in tutto, ma almeno in anche una piccola parte di quello che poi andrà a vedere per quanto riguarda lo spettacolo Ion, ci si ritroverà, credo. Anche perché il lavoro è stato molto complesso. Io onestamente odio la scrittura a tavolino, nel senso, già dal primo giorno di prove in sala apro le porte, spalanco le porte e faccio entrare tutti, cioè il pubblico, il futuro pubblico, curiosi. Per Certo. confrontarci anche con gli attori. Quindi questo è stato un esperimento, secondo me, riuscito, dove sia io che Andrea, Iole, Alfredo e Iole ci certo. siamo ritrovati poi. Senti, la domanda, come diceva qualcuno, corre d'obbligo. Ecco, naturalmente questa tua specificità e questa tua, voglio dire, andare in maniera chirurgica nell'ambito delle dinamiche familiari, qual è la suggestione che ti spinge a scrivere di questo? Beh, la Perché sono temi estremamente suggestione molto da prendere molto con le molle, voglio dire, non è semplice, spaccare il no. capello, insomma, in queste situazioni. Ecco. Non è per niente semplice, è un'indagine sociologica, innanzitutto antropologica, perché Certo. poi va contestualizzato sicuramente anche il luogo da dove proviene anche una semplice storia, che può essere da semplice storia può essere anche molto molto più complessa. Quindi da un microcosmo che è la famiglia si riverbera nell'intera società e quindi in un macrocosmo. Sostanzialmente l'approccio è molto da indagatore, ecco. Io mi pongo un sacco di domande, anche lo spettacolo poi solleva delle domande. Non sono Certo. nessuno come autore, come regista, Non è per che dare delle risposte a non vuoi tutti. dare risposte, ma poi ovviamente lasci al pubblico che sia il pubblico a dare le risposte, insomma. Sì, tantissime risposte, e quindi lascio in sospeso questo. Magari lancio delle mine, degli indizi, Certo, che poi certo. il Come si pubblico dice, il deciderà. sasso nell'acqua, no? Sì. E quindi, tra l'altro, tematiche che in realtà poi sono, voglio dire, abbastanza frequenti, se vogliamo andare così ad approfondire, no? Perché tu hai naturalmente racconti di una storia di una famiglia, ma che possono essere la storia di tante famiglie, in fondo. Sì, anche per quanto riguarda l'aspetto poi, se vogliamo, drammatico, io di solito applico tre tipi di scritture: una scrittura scenica, una scrittura testuale principalmente, Sì. una scrittura illuminotecnica e anche una scrittura scenotecnica, nel senso che sono molto legato anche degli elementi scenografici che costruisco materialmente, anche con l'aiuto poi degli attori, ci confrontiamo Certo, sempre su quindi non ce n'è questo. una che prevale sull'altro, cioè tutto deve essere un giusto mix, tu dici? Sì, deve essere un giusto mix, è come veramente un orologio svizzero, deve essere tutto coordinato per poter Certo. esprimere al meglio una sensazione, un sentimento e dare, lasciami passare il termine, quel famoso pugno allo stomaco allo spettatore. Bene, bene. E allora io, caro Dino, ti ringrazio tanto del tuo intervento, per la tua disponibilità. Credo che il 4 forse ci vedremo, credo, quindi così ci salutiamo e Sarei veramente felice. sarà una bella occasione e quindi invito tutti venerdì 4, giovedì 5 e domenica 6 ad andare al Teatro Basilica, quindi proprio di fronte alla Basilica di San Giovanni, accanto alla Scala Santa, per capirci, dove
per assistere a Ion, questo spettacolo scritto da Dino Lopardo, in scena Andrea Tosi, Iole Franco e Alfredo Tortorelli. Vogliamo aggiungere qualche altro collaboratore che è implicato in questo spettacolo? Che è giusto dare Ah, voce. sono tanti, la lista è veramente, veramente lunga. Quindi dice, non Quindi facciamo torto a nessuno, insomma. no, assolutamente. Anzi, ringrazieremo tutti Quando quando sarà? sarà poi lo spettacolo. E allora, veramente, Dino, grazie di cuore, buon lavoro e noi reagiremo sempre, ok? Grazie a te, saluto tutti e grazie anche per questo prezioso spazio. E allora, buon teatro, Dino. Buon teatro, un abbraccio.